amici e bentornati in questo nuovo video. Ok, sì, sono abbastanza carica. Vi ho dato l'energia giusta per iniziare questa magica avventura all'interno del vostro cervello? Perché queste sono state le vostre domande al mio box, cioè le domande a cui vorreste una risposta. Andiamo a vedere che cosa siete curiosi di sapere. Adesso andiamo ad analizzare il vostro cervello. Cioè, cosa vi dice il cervello? Cosa volete sapere da me? Interessante. Riusciresti a stare un mese senza piastra, solo piega, senza calore? Questa domanda me la fa Julie My Life 15. Allora, dipende. Riuscirei solo con la cheratina. Cioè, ci sono stata un mese senza piastra, ma con la cheratina lisciante, che è un trattamento che mi ha fatto sempre Valerie, Mystic Care. Shout out a Valerie. E lei mi ha sempre fatto questo trattamento e grazie a quello riuscivo a stare lontano dal calore. Però ti dirò la verità, non è così semplice per me. Consigli per hair care, cioè per la cura dei capelli. Ti posso dare come consiglio dell'asciugarli con meno calore possibile e asciugarli tipo a temperatura dell'aria. Quanto è sbagliato questo termine? Insomma, lasciarli asciugare. Poi fare tante maschere idratanti. Usare una federa in seta per il cuscino, perché a quanto pare rovina sia la pelle che i capelli. Altri consigli: di tenerli legati durante la notte, così almeno non si intrugliano, e pettinarli spesso. E per farli crescere so che ci sono un sacco di tecniche, tipo l'acqua al rosmarino, una roba del genere, anche l'acqua di riso. Insomma, ci sono un sacco di consigli. Potrei farci anche un video a riguardo. Fatemi sapere se vi interessa. Come ti senti raggiungendo i tuoi obiettivi? Io mi sento tipo una bambina. Quando raggiungo tipo un obiettivo sono così tanto felice che assumo proprio quell'espressione degli occhi luminosi dei bambini. Domani, incrociamo le dita, vado a fare la mia prima proposta per la prima casa a cui sto puntando. E quando ho proprio sentito che andavo a fare domani questa proposta, cioè proprio sono esplosa, ho gridato, ho sorriso proprio a 37 denti e quindi mi sento proprio piena. Mi sento piena di emozioni, mi sento super eccitata, super felice. Non lo so, la mia reazione è questa. Non sono una che ha reazioni composte, però vabbè, ovviamente coerente al mio carattere. Qual è il tuo colore preferito? Ultimamente mi sta ripiacendo di nuovo il fucsia. Cioè, i miei colori preferiti sono sempre stati il fucsia barra rosa e il rosso. In realtà sono sullo stesso piano, mi piacciono entrambi. Ultimamente mi sta ripiacendo di nuovo il fucsia. Che lavoro fai? Ah, interessante, che lavoro faccio? Io sono una speaker radiofonica, sono una content creator. Sono una cantante, perché a quanto pare dopo 7 singoli e dopo che studio canto e dopo che vorrei fare della mia passione un lavoro e dopo che il mio singolo sta avendo successo, non so che cosa determina una persona un cantante, però colui che canta e fa canzoni, quindi sì, sono anche una cantante, sono un'attrice perché tra poco, forse a marzo, uscirà il mio film al cinema. Sono una scrittrice perché scrivo romanzi, non scrivo cagatine, insomma, scrivo romanzi, storie con un contenuto, insomma, e li scrivo io, quindi sono una scrittrice e basta, faccio un bel po' di roba. Non mi piace fare una sola cosa, mi sento molto triste all'idea di pensare di dover fare solo una cosa che mi piace e non tutto quello che mi piace se la vita ha così tanto tempo che può essere sfruttato per fare tante cose. Perché ho così tanta ansia e paura di sbagliare nella mia vita? Adesso vi dico una cosa che potete crederci o non crederci, prendetela magari o in senso religioso o in senso non religioso per chi non ci crede, però io credo che l'ansia e la paura derivi dal non avere presente che noi abbiamo un destino già scritto, nel senso io so che Dio è con me, mi protegge, mi guarda, io sono una brava persona, io voglio renderlo fiero di me e prego che tutto vada bene e quindi in qualsiasi situazione, anche nella più brutta, io so che lui mi salverà e quindi questo mi fa passare l'ansia e la paura. Prima di non avere questa credenza, prima di non credere, di non avere fiducia, di non avere fede, avevo molta ansia, molta insicurezza. E quando mi dimentico che per me ci sarà sempre un modo per uscire da una situazione negativa, mi viene l'ansia. Oggi avevo l'ansia. Poi sono arrivata a casa, ho iniziato a
a sentire un po' di cose magari più spirituali. Ho guardato un video sulla religione e adesso sto da Dio, ma proprio sto da Dio, cioè sto vivendo proprio uno dei momenti in questo stesso istante in cui mi sento meglio, perché io credo che lui è con me in questo momento. Poi vabbè, è molto mistico come discorso, però sapere che abbiamo già un destino scritto, che sia Dio che non sia Dio, ci aiuta già a non avere un'ansia e a sperare in qualcosa e a crederci sempre, in qualsiasi situazione. Perché lui non mi vuole? Amio, perché sei così? Scusami se te lo dico, però hai per forza bisogno di lui? Hai bisogno delle sue attenzioni? No, tu sei completa da sola. Tu non hai bisogno di nessuno, e nel momento in cui tu prendi consapevolezza di questa cosa, che tu sei la migliore compagnia che potresti avere, che le persone sole si devono sentire onorate e fortunate di averti in loro presenza, in loro compagnia, allora tutti verranno da te. Parola di Giulia. Mi sono uccisa. Comunque, parola mia, davvero, credi che tutte le persone debbano stare ai tuoi piedi, nel senso che tu ti meriti queste attenzioni, non nel senso che tu sei superiore, ma nel senso credi in te stessa e vedi che le persone saranno attratte dalla tua energia. Non so se è chiaro. Non sto facendo un discorso del tirarsela, ma sto facendo un discorso di proprio autostima e cioè proprio credere in se stessi. Libro preferito? Ahimè, ti devo dire After. Cioè, l'ho letto un sacco di anni fa, infatti non so adesso cosa proverei a rileggerlo. L'ho letto proprio, penso, 8-9 anni fa e l'ho riletto un botto di volte. Dunque posso dire che quello è il mio libro preferito. Raga, a me i film non piacciono rispetto al libro, Precisiamolo, chi ha letto sa. Però, a mio parere, la lettrice sfegatata, nah, bocciato. Perché le persone sono cattive? Bella come domanda. Secondo me le persone sono cattive, non hanno saputo sfruttare la sofferenza nel modo giusto. Cioè, hanno sofferto, ma hanno pensato di dover far soffrire altre persone. Però secondo me le persone cattive sono semplicemente molto fragili. Cioè, non le ritengo persone forti, perché le persone forti non hanno bisogno di buttare giù altre persone o di peggiorare la vita di altre persone perché stanno bene. Che importanza ha la vita delle altre persone se va male? Vorrebbero che tutti stessero bene, così almeno tutti sarebbero più felici. Le persone cattive non sono realmente felici, per cui sono semplicemente persone frustrate o persone insicure. Comunque di base hanno problemi, quindi sono persone problematiche. Mi dispiace. Cosa pensi di noi fanpage? L'amore mio, voi siete veramente il mio amore. Io quando penso non c'è speranza, cioè praticamente mai, perché penso sempre, io sono una persona, da quanto si può capire, molto molto ottimista, anche se sono anche realista allo stesso tempo. Però io quando penso proprio non c'è speranza e mi ricordo che così tante persone dedicano così tanto tempo per me, mi sento veramente veramente grata. Non avete idea di quanto io vorrei ammazzarvi di baci, letteralmente vi mangio, vi adoro. Mi adoro e apprezzo tantissimo quello che fate giorno dopo giorno, vi guardo sempre, anche se voi non lo vedete, ma io sono sempre con voi, anche quando non rispondo. Vorrei proprio vivere in una comunità con solo noi e vorrei vedervi a tutti gli eventi, quindi spero di viaggiare tanto e di vedervi tutti. Nike o Adidas? Raga, in realtà dipende, cioè alcune cose le preferisco Adidas, alcune Nike. Attualmente non sto seguendo molto le collezioni, dunque sono disinformata per dirtelo. Tendenzialmente scarpe Nike e abbigliamento Adidas? Non lo so, mi piacciono entrambi. Come sta andando l'università? Raga, bene, nel senso, non mi posso lamentare, non ho mai preso un voto sotto il 26, però se faccio un errore mi tolgono 2 punti, cioè si può. Quindi me la sto vivendo con molta ansia da prestazione, perché se faccio un errore meno 2 punti e non voglio abbassare la media. Senti soddisfatta dopo tutto questo successo? PS, ti ammiro tanto Giulietta. Ovviamente. Non riuscirei a trovare una persona che nella mia situazione non si senta soddisfatto. Cioè, veramente sei ingrato nei confronti della vita. Io sono super felice, super fiera di vivere nel mio corpo, la mia vita. E sì, non vi nego che per avere tutta questa felicità però c'è del sacrificio. Nel senso, non sono arrivata qua e mi hanno donato tutto nelle mani e io, oddio che bello, no. No, ci sono stati momenti veramente brutti, ho sofferto una brutta bestia chiamata depressione, ci sono stati periodi in cui ho avuto veramente dei pensieri orribili, ci sono stati periodi veramente in cui non mi rendevo conto di quello che stavo costruendo, vedevo tanti lati negativi, cioè perdere la privacy, avere amicizie false, non essere vista per la persona che sono veramente, ma alla fine guardandomi indietro è tutto
zero rispetto a quello che adesso mi rendo conto a 20 anni quasi, perché tra pochi giorni, alla fine tra un mese esatto, faccio 20 anni e a 20 anni mi rendo conto che con le lacrime agli occhi ne valsa la pena. Non sto scherzando, veramente ne valsa la pena. Mi sento veramente fortunata e veramente sono orgogliosa anche di me per aver sopportato tutto quello che erano spiccioli, proprio cose piccole rispetto a quello che oggi sono fortunata ad avere. Ti piace la ginnastica ritmica? Non la seguo. Da piccola mi sono iscritta a ginnastica artistica e visto che mi hanno fatto fare pennelli, cioè che sono quelli salti normali, per un mese mi sono tolta perché io volevo già fare tipo tutte le capriole mortali, perché io sapevo fare tipo le rovesciate, le rondate, quindi io sono arrivata lì, pennello, ciao ragazzi, ciao. Come vorresti chiamare i tuoi figli? Questa è una cosa molto simpatica perché io ho una cartella nelle note dedicata tutta ai nomi che mi piacerebbe dare ai miei figli, anche se in questo momento della mia vita non vorrei dei figli nel mio futuro, ma in caso la Giulia del futuro dovesse cambiare idea, avrebbe una lista di nomi tipo Renesme, Harley, Afrodite, oppure come altro lo volevo chiamare, un sacco di nomi comunque. E maschi in realtà, ahimè, non ce n'è ancora nessuno. Perché non lo so, io vorrei avere una figlia femmina, non ci ha visto, soltanto perché ho tantissimi nomi da femmina che mi piacciono un sacco, tipo anche Jasmine, Raquel, cioè sono tutti dei nomi che mi piacciono un sacco. I maschi, non lo so, suggeritemi dei nomi in questo momento che vi piacciono di maschi nei commenti, tipo David mi piace un sacco come nome, così. Poi, come mai hai scelto filosofia? Per la persona che sono. Cioè, io sono una persona che ha bisogno di contenuto, ha bisogno di emozioni, ha bisogno di pensare, di essere stimolata. Dunque, filosofia era la cosa migliore per farmi riflettere e per pormi dei problemi a livello umano, che psicologia aveva in maniera un po' più meccanica, perché non lo so, la vedo come una cosa tipo più di informazione pragmatica, mentre invece filosofia è proprio più aperta al dialogo, alla discussione, quindi mi piace, sono io. Mi piaceva un sacco, la mia materia preferita al liceo. Animale preferito? Mi piacciono un sacco i gatti in questo periodo. Se io dovessi appunto andare a prendere questa casa domani, dopo circa qualche mese prenderei un gatto, così almeno non rimango mai da sola. Come stai? Domanda molto sottovalutata. Sto provando tantissime emozioni, ti dico. Sono in un periodo veramente, veramente pieno di emozioni. Sono in elaborazione. Ho dei picchi altissimi e dei picchi molto bassi. Domani, no, dopodomani, ho la prima seduta dallo psicologo. Ne ho cambiati 4. E tutti e 4 non mi hanno aiutato. Voglio riprovarci perché alcune persone dicono che ha cambiato la vita, il percorso di terapia. Fa bene comunque parlare con qualcuno, anche se sta andando tutto molto meglio, non credo che in questo momento io ne abbia bisogno al 100%, ma penso che mi possa aiutare comunque in questi cambiamenti, tipo cambio casa, nuovo lavoro in radio, università, tante insicurezze comunque represse che non voglio mettere a me stessa, alcuni piccoli traumi che non sono stati mai affrontati, la rottura comunque da pochi mesi. Insomma, secondo me anche con il lavoro che faccio, uno bravo ci sarebbe bisogno, ce ne sarebbe sempre bisogno, insomma. Che t'hai dato il tuo primo bacio, primo fidanzato? Come va con Aurora Baruto? Siete migliori amiche? Ma con Danilo vorrei aggiornarmi.